La favola quotidiana del dottore Franza. C'era una volta un ragazzino che fin da quando era nato aveva avuto il potere di fermare il tempo. E siccome sapeva che il tempo non esisteva, o meglio, esisteva l'alternarsi della luce del giorno e la luce della notte. Perché, come si sa, la Terra gira su se stessa, che poi gira intorno ai soli. Diceva il ragazzino fin dagli 11 anni. Fin dagli 11 anni il ragazzino stava molto da solo, era considerato un po' diverso. E nella sua solitudine imparò a creare un universo parallelo al reale, ma che con esso aveva un collegamento, come dire, un portale. Dal quale si collegava al mondo normale. Come dicevo, era considerato un diverso da quasi tutto il mondo che lo circondava. Finché un giorno tutto il mondo fu costretto alla solitudine. E allora lui divenne maestro e non era più diverso. Ma era saggio importante, non era più diverso, era diventato maestro. Perché quando la diversità diventa normalità, e il diverso diventa maestra. Buone giornate, ragazzi.